Presentato tantissime altre volte, tantissime altre sere, però questa serata è una serata speciale, una serata speciale per tutti noi di Letto Monopello. Abbiamo qui l'onorevole Vincecco, il riconfermato sindaco di Letto Monopello Giuseppe Esposito. Mario Nicolai, che porta la voce dei giovani questa sera, farà un breve saluto. E non ha bisogno di presentazioni, lo stavamo aspettando, il nuovo governatore della regione Abruzzo, io. Non avevo intenzione di fare un breve intervento, non lo farò proprio per risparmiarvi questo ritardo e passare la parola a persone molto più autorevoli. Sicuramente però permettetemi di ringraziare ciascuno di voi, perché senza di voi questo straordinario risultato non sarebbe stato possibile. Poi voi sapete che sono il segretario del circolo del Partito Democratico di Letto Monopello da 6 anni, e questo anno è stato un anno straordinario in termini di risultati qui a Letto Monopello. Non è un caso che per quanto riguarda le elezioni europee siamo stati il primo comune in termini percentuali, il 46% della provincia di Pescara. Questo ovviamente non dipende dal segretario, dipende da tutti voi e dipende dal nostro direttivo, per cui il mio ringraziamento va al direttivo che in questo mese e non solo si è adoperato fattivamente, e insieme al direttivo penso anche l'intero comitato elettorale. Cito, sono più di 30 ragazzi, donne e uomini che comunque hanno volontariamente messo al servizio il proprio tempo. Cito Antonietta Di Biase per tutti. Cito Antonietta Di Biase per tutti, perché ha gestito tutto questo mese. In più, e chiudo, ci tengo personalmente a ringraziare un gruppo che in questo mese è stato definito in maniera anche ironica un gruppo di saggi. Bene, vi posso dire dalla mia giovinezza che senza questi saggi questi risultati non sarebbero stati possibili. Per cui grazie a tutti voi e buonasera, e passo la parola a Mario per un breve saluto. Buonasera a tutti, è un piacere e un onore essere qui con le personalità che faranno ripartire e sviluppare il nostro territorio. Io volevo dire solo due cose, parole che servano da sostegno e d'aiuto a queste persone neoelette oppure elette già in precedenza. Volevo citare solo Piero Calamandrei, uno dei padri fondatori della Costituzione italiana, un pilastro, un'icona della storia italiana. Ora, lui diceva che la Costituzione non è altro che un pezzo di carta, se lo lasciamo cadere non si muove, perché si muova bisogna metterci ogni giorno il combustibile, bisogna metterci ogni giorno l'impegno, la propria responsabilità, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, e questo è quello che dice. Poi fa un esempio ai suoi studenti, lui era anche rettore, professore di un'università, racconta una storia per incoraggiare i suoi ragazzi, perché c'è sempre stata questa malattia, l'indifferenza verso la politica. Lui racconta questa storia: c'erano due marinai, due contadini che attraversavano l'oceano, uno dormiva nella stiva e l'altro stava nel ponte, e si accorgeva che c'era una grande burrasca. Allora domandò al marinaio: ma siamo in pericolo? Il marinaio rispose: se continua così questo mare, la barca non reggerà, affonderà. Ora lui, impaurito di corsa, va al compagno che stava dormendo nella stiva,
Beppe, se questo mare continua così, la barca affonderà. Sapete cosa gli risponde l'amico? Cosa vuoi che me ne importi? Non è mica mia la barca. Ecco, è questa l'indifferenza verso la politica. Ci troviamo a questo punto, questo è un esempio che ha fatto Piero Calamandrei ai suoi studenti per far capire che la politica non è la proprietà di qualcuno. La politica è di tutti, è il bene comune, è l'interesse comune, è per questo che tutti noi dobbiamo interessarci della comunità, è proprio per questo. Concludo dicendo che per progettare un grande futuro bisogna costruire un grande presente. Allora dobbiamo fare un grande in bocca al lupo al sindaco di Letto Mappello, al presidente della Regione Abruzzo, un grande augurio e un forte in bocca al lupo. Grazie. Diamo la parola all'onorevole Vittoria D'Incerco, un'amica di Letto Mappello. Grazie. Buonasera a tutti, io sono molto contenta di essere qui, soprattutto sono veramente emozionata di vedere tutte queste persone qui insieme a noi e sono anche contenta di potervi ringraziare perché se sono stata eletta il contributo l'ho avuto anche da voi perché qui ho preso tanti voti. E mi ha fatto molto piacere la riconferma del sindaco, vuol dire che ha lavorato bene e che ha avuto la vostra fiducia, ha saputo creare con voi quella simbiosi che diceva anche il nostro governatore ieri sera nella chiusura della campagna elettorale per Alessandrini, deve essere fatta con... Che è successo? Dicevo quella simbiosi che ci vuole tra i cittadini e il sindaco, il primo cittadino di un luogo, perché solo così si riesce insieme a costruire le cose per il bene comune. Il nostro amico che mi ha preceduto ha detto bene, la politica serve per servire gli altri, la politica è sacrificio, la politica se la si deve fare ci si deve anche dedicare e bisogna avere responsabilità. E allora mi fa piacere che voi avete riconosciuto questa responsabilità a due persone come Giuseppe e come Luciano che sono qui, sono figli della vostra terra, sono persone capaci e responsabili che sapranno sicuramente costruire qualcosa di molto migliore per il nostro Abruzzo, avendo anche l'appoggio di noi parlamentari che siamo a Roma per poter lavorare nel senso più importante, nel senso in cui si possono trovare i fondi per poter riuscire ad andare incontro a tutte le esigenze di cui ha bisogno sia il territorio che il paese. I programmi sono loro li concerteranno insieme a loro perché sono abituati insieme a voi perché sono abituati a camminare tra la gente e quindi a percepire continuamente le esigenze che ci sono nel territorio, quindi sono sicura che quello che faranno lo faranno bene. Io non voglio togliere tempo perché loro sono i vincitori e loro, questa serata è dedicata a loro, quindi è la loro festa, la vostra festa, la festa di tutti noi. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a Vittoria D'Incerco. Io brevemente, prima di dare la parola a Luciano D'Alfonso, volevo ringraziare tutti voi cittadini di Letto Mappello che avete dato un contributo importante alla politica, perché siete andati a votare innanzitutto, perché su 2000 votanti 1920 si sono recati alle urne
e di questi tempi dove il tasso di astensionismo è molto elevato, è anche una lezione di democrazia. E Letta Manoppello lo ha sempre dato, Letta Manoppello lo ha sempre dato, al di là delle persone che sono state votate. Poi siamo ulteriormente contenti e soddisfatti, e per questo che vi ringrazio, perché come abbiamo dato fiducia all'onorevole D'Incecco, come abbiamo dato fiducia ad altri consiglieri regionali che qui sono presenti, tipo Balducci, Donato Di Matteo, che sono persone che saranno, Marinella Sclock, persone che saranno vicine al nostro territorio, avete fatto uno sforzo importante, abbiamo fatto uno sforzo importante portando alla regione per la prima volta un ragazzo di questo paese. Quanto tanti anni fa un ragazzo che tra l'altro non era figlio di politici, non era figlio, diciamo, di persone che già avevano un ruolo sociale importante, quando questo ragazzo ha iniziato a costruire il proprio percorso, nessuno poteva immaginare, penso che neanche lui lo immaginasse in quel periodo, che poteva arrivare addirittura a dirigere la regione Abruzzo, a diventare governatore della regione Abruzzo. Quindi noi come lettesi tutti siamo orgogliosi di avere Luciano D'Alfonso a presidente della regione. Poi volevo ringraziare tutti coloro che in queste elezioni comunali si sono impegnati per far sì che Letta Manoppello potesse andare avanti negli anni futuri. Tutti, da coloro che si sono candidati nelle liste avversarie e in particolare a coloro che si sono candidati nelle nostre liste, nella mia lista, perché hanno dato un contributo importante. Io mi auguro che questo impegno che c'è stato in queste elezioni non si disperga per piccole stupidaggini, perché oggi abbiamo bisogno che tutti insieme ci si mette intorno a un tavolo e si lavora per Letta Manoppello. Abbiamo sfide importanti, lo abbiamo detto in campagna elettorale, il discorso dei trasporti, il dissesto idrogeologico, il parco minerario, qui tra l'altro prendo spunto anche per ringraziare i sindaci qui presenti, in particolare tutti i sindaci, ma permettetemi di ringraziare anche Maurizio Giancola che nella differenza anche politica ha manifestato quello che deve essere il sindaco, cioè indipendentemente dal colore politico è venuto a portare il proprio sostegno, la propria testimonianza, perché tutti insieme alla Regione Abruzzo naturalmente possiamo raggiungere i importanti obiettivi, noi sappiamo quali sono. Ringrazio il sindaco di Pesco Sansonesco, qui presente, un amico carissimo, il sindaco di Serra Monacesca, ringrazio il presidente del Consiglio Comunale di Manoppello, ringrazio il vice sindaco di Alanno, ringrazio il vice sindaco di San Valentino, insomma, non so se ho dimenticato qualcuno, ringrazio dal punto di vista degli amministratori coloro che sono stati ex amministratori e che hanno dato la possibilità a questo comune negli anni precedenti di avere uno sviluppo importante. Poi permettetemi di ringraziare anche le forze dell'ordine, dal nostro corpo di polizia municipale al corpo forestale dello Stato e all'arma dei carabinieri che proprio in questi giorni ha compiuto il bicentenario. Sono sempre stati vicino a questo paese ed è per questo che nel rispetto dei ruoli noi dobbiamo sempre rispettare coloro che rappresentano lo Stato nel nostro territorio. E poi chiudo, perché vogliamo ascoltare tutti quanti Luciano, io voglio ringraziare anche Tonino Conte, che è uno degli artefici di questa sera, insieme a tutto il comitato elettorale, che è stato prima ricordato da Stefano Ferrante, il neo consigliere comunale Stefano Ferrante. Noi giovedì prossimo insedieremo la giunta comunale e venerdì vi invito tutti a partecipare al primo consiglio comunale che ci sarà nella nuova sala consigliare che noi abbiamo intitolato alla memoria di Wojtyła, San Wojtyła. Noi abbiamo visto lungo, perché non sapevamo, quando avevamo deciso questa scelta, non sapevamo che un papa operaio, un papa minatore, poi potesse diventare santo. Ecco, allora ancora di più noi siamo orgogliosi di poter ospitare tutti quanti voi alla nuova sala consigliare venerdì alle ore 18. Poi chiudo perché in questi mesi, in questi anni, ho conosciuto delle persone
straordinarie, delle persone che forse dal punto di vista, diciamo qui nel nostro territorio, dal punto di vista del nome molti non erano conosciuti. Penso a Vittoria Dincecco, una persona molto vicina alle problematiche reali dei cittadini. Tra l'altro lei è un medico e nel suo ambulatorio a Pescara cura sempre gli ultimi. Io sono stato più di una volta da lei e questa cosa l'ho notata. Quindi grazie Vittoria, e sicuramente nel futuro potremo fare delle cose insieme agli altri sindaci che naturalmente vedranno nella tua persona e in altri deputati che vogliono naturalmente, come si dice, sporcarsi le mani con le problematiche reali del territorio, si mettono a disposizione. E chiudo ringraziando un amico personale che in questi mesi si è messo a disposizione di questo territorio fondando qui a Letto Monopello un'associazione di sviluppo imprenditoriale e territoriale, che è l'ex sindaco di Chieti, Francesco Ricci, che è qui presente ed è un medico importante. Grazie Francesco, non so dov'è, prima grazie Francesco, so che possiamo contare sempre sulla tua persona, sulla tua figura, anche attraverso l'associazione e non solo. Quindi grazie a tutti quanti voi. Scusate se in campagna elettorale alcuni toni si sono alzati, noi abbiamo cercato subito di smorzarli questi toni, perché finita la campagna elettorale si deve chiudere una pagina e si deve aprirne un'altra che ci deve portare Letto Monopello e tutto il comprensorio, perché non si può ragionare più solo come singolo comune, deve portare questo comprensorio a conoscere una fase di sviluppo che purtroppo negli ultimi 10 anni non ha avuto. Quindi grazie a tutti quanti voi e viva Letto Monopello! Grazie Giuseppe, grazie Vittoria, grazie anche a Stefano e a Mario. Mario è il ragazzo che ha introdotto questa bella riflessione. Presidente, ho dimenticato di salutare il vicepresidente del Consiglio Provinciale, carissimo amico fratello Andrea Di Meo. Se no voglio vedere come ti mettevi poi. Dicevo grazie a coloro i quali hanno parlato prima di me ed una particolare simpatia nei confronti di Mario Nicolai, del quale sono stato amico del nonno, del papà, della nonna e anche di un pezzo ulteriore di generazione. Grazie a tutti quanti voi, vi rivelo subito che non sono sempre una macchina da guerra, per cui può venire meno anche la mia lucidità, anche se ho una grande voglia di dire quello che sento da tempo. E anche quello che percepisco davanti a questa bellissima piazza, così partecipata e così sentita. Mi ha fatto molto piacere l'accoglienza che mi avete riservato e sono contento che abbiano potuto vedere questa accoglienza anche i miei amici speciali di altri comuni, sia quelli che ha citato Giuseppe Esposito, i sindaci dei comuni limitrofi, anche da parte mia una particolare riconoscenza al sindaco di Scafa Giancola, all'avvocato Giancola. Ho riconosciuto Bruno Di Masci, sindaco emerito di Sulmona e presidente emerito della provincia di Sulmona, suo figlio Alessio che è capogruppo al comune di Sulmona, Gianfranco Tedeschi, sindaco di Cerchio, con responsabilità ulteriori anche nella realtà della Marsica, Francesco Ricci e tutti gli altri che sono stati citati. Davvero sono contento. Di cosa si tratta la ragione di questa festa, di questo riconoscimento? Intanto lo voglio dire ai ragazzi che sono qui, magari anche alle mamme, ai papà che sono qui. Io ho cominciato questa avventura per gioco, un po' come credo l'abbia cominciata Mario, forse in queste settimane, o Stefano qualche anno fa, cominciando a incuriosirmi di questioni collettive, di questioni pubbliche. E mi ricordo ci riunivamo 3 volte la settimana in una sezione in via Nino Bixio, esattamente su questa strada alle mie spalle, di proprietà di un ragazzo di nome Antonio, la famiglia ce la consentì dietro un possibile contratto di utilizzo, e mi ricordo una straordinaria occasione di impegno, di confronto e di partecipazione sui temi che allora ci appassionavano. E finita la discussione in sezione ci si trovava in piazza con le persone sagge provenienti dal lavoro, dal sindacato, dall'Italcementi e dalle aziende della Vallata del Pescara,
Io sono stato eletto presidente della regione grazie ad una formidabile squadra di solidarietà, di dirigenti di partito, di amministratori, di artigiani, imprenditori, volontari, persone che mi hanno voluto bene in questi lunghissimi anni. Però il merito è prevalentemente della cittadinanza e poi la tenacia che tutti quanti ci abbiamo messo. Se noi rileggiamo e rivediamo all'indietro la storia di questa regione, ma anche la storia dei nostri piccoli comuni, si è verificato che negli ultimi anni le classi dirigenti migliori, con più elevate responsabilità, sono venute sempre dai piccoli comuni, a differenza dei secoli passati, quando magari pezzi importanti di classi dirigenti, pensate a Chieti, della quale noi abbiamo fatto parte, la famiglia Mezzanotte ha generato ripetuti pezzi di classi dirigenti. Oggi c'è un Mezzanotte che fa il commercialista a Chieti, il suo bisnonno, il suo trisavolo sono stati parlamentari, presidenti di deputazioni provinciali. È bellissimo il fatto che una famiglia del popolo, in questo caso di un comune anche abbastanza reietto, come era Letto Manopello, nato di sicuro non per dare generazione a famiglie di feudali o di feudatari. Questo comune è nato addirittura come una colonia nella quale si scontavano le pene. Due colonie c'erano in provincia di Pescara. Una colonia a Pescara, che sarebbe l'attuale Pescara Sud, al di là del fiume, nella quale c'era una colonia dove le persone assegnate lì erano destinate a morire attraverso l'acqua alta del fiume Pescara. La seconda colonia era Letto Manopello, nella quale si venivano a scontare le pene attraverso la fatica fisica per ritrovare e produrre asfalto dalle miniere di asfalto di Letto Manopello. Bene, da un comune che ha prestato forza fisica per recuperare e scontare sanzioni e pene, a un certo punto nasce da una famiglia del popolo un ragazzo che probabilmente è determinato, voglioso di applicarsi, è diventato presidente della regione. Questo è un fatto, adesso, al di là che riguardi me, deve rappresentare un elemento di stimolo per tutti i ragazzi di questo comune e degli altri comuni piccoli della regione Abruzzo. Se ce l'ho fatta io a raggiungere questa responsabilità, che significa poter mettere in pratica le idee, non significa lo status symbol di andare allo stadio in prima fila o al teatro in prima fila o magari ricevere la condiscendenza della popolazione che mi vede passare. Assumere un potere della fatta della regione significa avere la responsabilità di trasformare le idee in fatti. Se ce l'ho fatta io, che due generazioni fa ho avuto un nonno, consentitemi, mi consentano i miei parenti, balbuziente, Francesco, padre di mio padre, balbuziente a causa del dolore e della malattia, ma comunque collocato in una condizione di marginalità, frutto di un'applicazione solo fisica della sua forza. Io non ho un cognome tipo Sardi d'Eletto di Sulmona, che Bruno Di Masci conosce, ho un cognome tipo Zugaro De Matteis di Colle Corvino, e altre famiglie importanti che questa regione ha prodotto, gli Zambra per esempio. Zambra, oggi sono stato a Ortona presso la struttura dei Salesiani del centro CNOS dedicato a Dino Zambra. Zambra ha dato i natali a un pezzo importante di classe dirigente nazionale. Sappiate che Zambra era imparentato con l'onorevole Spataro e Zambra a sua volta era il nipote di Zurlo di Vinchiaturo, che è stato ministro degli interni nel dicastero di Gioacchino Murat, nipote di Napoleone. Cioè c'era un filo rosso che legava queste potentissime famiglie che teneva a sé il potere. Vi rivelo che Letto Manopello ha dato i natali nel 1304 ad una specie di presidente di regione che si chiamava Gildo D'Aletto, ma non era uno nominato dalla cittadinanza, era uno incaricato dal vertice. Qual è il fatto straordinario adesso? Che la democrazia, il popolo, le famiglie di coloro i quali non hanno il sangue blu, ma che hanno semplicemente l'appartenenza ad una cittadinanza nazionale, hanno scelto un partecipe del popolo per guidare il futuro di questa regione. Io vi parlerò un minuto di regione, poi parlerò un minuto di territorio vasto e poi parlerò 5 minuti di Letto Manopello. Di cosa si tratta in questo momento l'Abruzzo? Vedete, siamo su un crinale davvero delicato.
se fossimo nell'Ottocento saremmo in guerra. La guerra che cos'è stata nell'attività dei secoli passati? La caduta verticale di fiducia. Noi oggi abbiamo in una parte importante di famiglie dell'Abruzzo una perdita totale di fiducia dovuta al fatto che non c'è il lavoro. 90.000 famiglie non hanno il lavoro, 40.000 lo hanno perso nel corso degli ultimi anni, 50.000 non lo hanno mai saggiato dal 92. Sono numeri oggettivi che descrivono che da solo il mercato non risolve il problema dei cittadini. Il mercato non è il mercato della domenica che si fa a letto manopello, è il libero incontro di capitale, di datore di lavoro e di forza di lavoro. C'è bisogno di qualcosa che aggiusti, che faccia incontrare chi ha forza da collocare sul mercato e chi ne ha bisogno di quella forza per creare ricchezza e produttività. E chi è che ha questo compito? Non la Standa o l'UPIM. Questo compito ce l'ha il potere pubblico, attraverso le attività istituzionali, attraverso le intuizioni della politica, attraverso l'ascolto che si fa nelle diverse piazze abruzzesi, ma direi anche italiane. Primo dato che dobbiamo risolvere, diamo un calcio alla pigrizia. Diamo un calcio alla pigrizia, perché non è vero che i problemi non si possono risolvere. I problemi si possono risolvere, c'è bisogno però di dedizione e c'è bisogno di usare il potere, di avere la fantasia, il progetto, la piena consapevolezza delle emergenze. E poi c'è bisogno anche di ripristinare un clima di fiducia in capo a coloro i quali devono investire. Vi rivelo un altro dato: il 50% degli imprenditori abruzzesi ha problemi bancari, non nel senso che sta litigando con i direttori di banca. C'è un modo di dire a Pescara, devo stare attento a non prendere troppo in giro questo modo di dire. Molti a Pescara dicono, alla domanda che fai, lavoro con la banca. E uno potrebbe pensare che significhi che lavora dentro la banca, che abbia un rapporto di lavoro alle dipendenze. Invece significa che organizza l'utilizzo dei prestiti, chiede servizio di credito e utilizza quel servizio di credito. Fino a qualche consistente anno fa, questo lavoro con la banca, inteso come si intende a Pescara, città prevalentemente commerciale, con 5.600 attività commerciali, determinava la possibilità di restituire e di produrre anche utile. Oggi non c'è più questo, su molti versanti dell'attività imprenditiva autonoma. Ma non è che questo ci deve fare abbandonare l'idea che si debba investire sul piano dell'intrapresa libera e autonoma, perché la salvezza sta lì, nel lavoro autonomo, imprenditoriale, produttivo. E che c'è bisogno? C'è bisogno di un comportamento tipo l'antibiotico. Dobbiamo essere più forti noi delle difficoltà che si rilevano dal mercato, intanto recuperando tutte le forze in campo, facendo in modo che si capisca, per esempio, che la Amadori, che sta a Roseto, che fattura 1,2 miliardi di euro, che fa 250 milioni di euro di fatturato, il pollo campese, che è un pollo di grande qualità che si dovrebbe vendere dovunque, è un pollo che va allevato qui e commercializzato qui, e se loro dicono di sì al mio invito significa 300 milioni di qui a 6 mesi di investimento. Ma oltre a questo significa, sapete che cosa? Che mi dice di sì a 40.000 tonnellate di movimento merci che si fa al porto di Ortona, e significa allora poter avere un authority portuale che fa la manutenzione dei porti, e significa allora che tutte le aziende della manifattura della Val di Sangro potranno trasportare da Ortona senza andare a Napoli, e significa riattivare un pezzo importante di circuito. E chi lo deve fare questo? Lo deve fare una classe dirigente regionalista che mette insieme l'intelligenza di tutti senza i colori politici. In Germania ci fanno 4-0 perché sulle grandi partite procedono insieme e non è una lotta permanente. C'è il tempo in cui ci si distingue, ma c'è il tempo in cui si lavora insieme. Noi dobbiamo dare luogo anche ad una grande attività di ripristino della scorrevolezza viaria. Io oggi ho fatto l'ira di Dio dei chilometri, come ieri, come da 3 mesi a questa parte. Sono stato prima a Tollo, poi sono stato a Rocca San Giovanni, poi sono stato a Raiano, poi sono stato a Casoli e adesso qui.
La percorrenza delle distanze è incredibile, è eccessivamente lenta. La SS81 che porta da Casale in Contrada fino a Casoli, da Casoli a Fara San Martino e da Fara San Martino a Palena, dove c'è praticamente la casa di Heidi, è una viabilità insostenibile. Io dovrei tirare le orecchie alle generazioni di presidenti di provincia, anche della mia parte politica, che non ha fatto quello che andava fatto quando l'Italia aveva 7 seni e lo doveva fare con la velocità che si imponeva. Su questo fronte dobbiamo reimparare a fare in fretta, perché 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa, se quello che c'era da fare non si faceva al momento giusto, lo potevi fare anche 10 anni dopo, il tempo non passava. Adesso passa contro di noi, contro le generazioni, e ci sono altri che lo fanno contro di noi. Io ieri sono stato ad Ancona, tra le altre realtà che ho visitato, a fare un dibattito col presidente della regione Marche e anche con i sindaci delle città bagnate dall'Adriatico. Loro hanno messo la quinta, stanno pensando che il porto di Ancona, non solo le navi da lavoro, da industria, da commercio, ma si stanno prendendo tutte le rotte delle crociere, abbatteranno la sede RAI che guarda al porto e che impedisce lo sguardo al Corso Mazzini, per fare in modo che le navi da crociere scarichino quotidianamente acquirenti dai negozi di Ancona, e noi abbiamo 5.600 negozi a Pescara che non vendono più niente. Ma allora c'è bisogno di rivedere, di riallungare lo sguardo, di osare, e a Pescara significa cucire il porto con la stazione, cucire porto e stazione con l'aeroporto, in maniera tale che riparta tutta una polveriera di iniziative e di vitalità, e la regione deve fare la sua parte, stimolando chiunque. Io ho difficoltà a dire, per esempio, che l'assessore uscente dell'agricoltura non ha fatto male nel settore dell'agricoltura. I vini abruzzesi hanno preso il volo e i vini abruzzesi hanno fatto molto bene nel mondo, così come dobbiamo ritrovare la capacità di difendere l'enogastronomia abruzzese, però dobbiamo andare molto oltre, facendo in modo che tutto quello che vale di questa regione venga conosciuto nel mondo, perché ormai lo scacchiere è il mondo. La Lombardia fa il piano regolatore di Milano pensando al mondo, noi invece stiamo ancora a pensare alle autorizzazioni dentro le mura, perché non so che si deve combinare guardando addirittura a un secolo fa. Se questa è la sfida molto coraggiosa, che cos'è che in questo contesto, che la sagoma delle presenze dei sindaci venuti qui deve determinare in più rispetto a quello che abbiamo avuto nel passato? Primo, mettere in luce tutto quello che vale di questo contesto, di questo bacino, anche le armature produttive ed industriali che hanno conosciuto affanno negli ultimi decenni e che vengono dal secolo scorso. Voi provate a pensare questo bacino minerario se avesse una percorribilità ed una ritrovabilità di memoria, come sarebbero capaci di fare in Austria o in Svizzera se avessero questo ben di Dio anche della memoria industriale. E Scafa è una capitale su questo piano, ma lo sono a loro modo anche i comuni che disegnano col compasso questo formidabile spazio. Voi pensate al cammino del fiume Lavino fino ad arrivare a Pilone, che significherebbe se noi potessimo attrarre qui una parte dei 60 milioni di pensionati americani che guarda con interesse all'Abruzzo, perché hanno saputo che qui si produce quel vino formidabile che ha raggiunto il mondo. E perché 4 generazioni fa, 3 generazioni fa, 2 generazioni fa, un galantuomo di Sulmona di nome Celidonio ha fatto partire decine di migliaia di persone, anche anticipando lui dalla sua agenzia di viaggi di Sulmona all'indirizzo del mondo, e oggi quegli abruzzesi cilì parlano bene dell'Abruzzo e danno conferma all'intuizione che il valore del vino meriti una visita in Abruzzo per quanto riguarda il giacimento turistico dell'Abruzzo. Che ci serve adesso? Che noi riusciamo a mantenere fede alla promessa che si desume dalle parole che si dicono dell'Abruzzo, dal sapore dei nostri vini, e chi ci vuole venire? Poi deve trovare il significato, deve trovare centri storici ordinati senza alluminio. Ma può essere che al centro storico di Sulmona, in piazza Garibaldi, c'è il bar più noto di Sulmona che è gestito, adesso devo stare attento, da quei potentissimi che arrivano da Oriente, che sono i cinesi? Ma non è questa una forma
di demonizzazione della Cina, rispetto alla quale ho simpatia, anche perché chi ha inventato la Cina è nato a Turri Valignani ed è Alessandro Valignani, che poi ha dato la piazza a Piazza Valignani, che viene studiato ogni anno a Chieti. Ma a differenza nostra, i marchigiani, che non hanno avuto chi ha scoperto la Cina, che si chiama Matteo Ricci, allievo di Valignani, ci hanno costruito il programma di salvataggio della domotica di Fabriano della Merloni. Ma può essere che gli altri sono capaci di farci camminare i treni con quello che non hanno e noi quello che abbiamo non riusciamo mai ad incassarlo? Allora, cari amici, a Piazza Garibaldi a Sulmona ci deve stare uno di Sulmona che parla in dialetto, che sa suggerire dove c'è quello che vale di quella città, che è la più bella d'Abruzzo, Sulmona, perché Sulmona consente turismo anche qui, anche a Pescara, anche a Vasto, perché chi viene in Abruzzo non è che fa un'ora e se ne scappa come se fosse un commesso viaggiatore della Telecom. Chi viene qui vuole vedere, annusare, sentire, prendere in braccio, divagarsi, fidanzarsi, conoscere, relazionarsi. E da questo verrà molto lavoro, come sanno quei ragazzi della cooperativa di Letto Manopella, alla quale auguro ogni bene, che credo si chiami Maialetto. Come si chiama? Mi dispiace che abbia chiuso, e ha una pagina anche questa di affanno. L'intrapresa dei ragazzi però non deve finire, perché adesso c'è Garanzia Giovani che veicola milioni di euro a favore dei ragazzi, e c'è bisogno però che i ragazzi assumano una logica imprenditiva. Vi do una notizia positiva: sapete quanto deve spalmare Regione Abruzzo a favore della società e della comunità abruzzese? Poi vi dico chi è la società abruzzese: 1,5 miliardi di euro, sono 3.000 miliardi di vecchie lire. Quando io partecipavo alle riunioni in via Nino Bixio, c'era Visentini, ministro delle finanze, si fece una manovra per mettere i registratori di cassa, perché l'Italia aveva bisogno di quelle risorse. Sapete quando valse quella manovra? 1.900 miliardi di vecchie lire. Io adesso amministro 1,5 miliardi di euro, che sono 3.000 miliardi di vecchie lire. A chi vanno queste risorse? Ai 129.000 imprenditori abruzzesi, ai commercianti, agli artigiani, ai ragazzi che hanno voglia di misurarsi, di sperimentarsi, di osare, di assumere iniziativa, di coltivare progetti, anche alla cooperativa Maialetto, o come lei vorrà chiamarsi prossimamente, a tutte le cooperative che vogliono nascere. Però dobbiamo imparare la qualità, non dobbiamo essere pellangioni, non dobbiamo essere improvvisati, dobbiamo essere bravi, come bravi sono i tedeschi, gli austriaci, come sono quelli del Texas. E per essere bravi c'è una sola maniera: sapere esattamente cosa si vuole, imparare ad essere determinati e sapere che quello che non c'è non è vero che è condannato a non esserci, può arrivare se ci si applica, ed essere concentrati sul fatto che non è vero che siamo condannati ad essere sconfitti, non è vero che siccome mio nonno era balbuziente anch'io non ce la devo fare. Anzi, la missione di mio nonno era fare in modo che suo nipote studiasse e ce la facesse, e non è vero che solo attraverso lo studio passa la liberazione. L'importante è che uno sappia fare benissimo quello che deve fare. Oggi ho parlato con un ragazzo che è venuto a scuola con me, si chiama Luca De Meo, è l'amministratore delegato dei Audi Mondo. Il papà non aveva lavoro, è andato a lavorare nell'Africa del Sud, quasi cacciato dalla Fiat. Questo ragazzo si è messo a studiare con tenacia, è quello che ha fatto il programma di Nuova 500. Poi è stato cercato anche come amministratore delegato di Alitalia e non ha voluto andarci. Adesso, con la mia età, è uno dei numeri uno al mondo. Ma non è che è importante diventare numero uno, non serve a nulla. L'importante è che uno realizzi il suo progetto di vita, e anche un territorio deve realizzare il suo progetto di vita. Noi abbiamo l'obbligo, anche rispetto ai defunti che abbiamo onorato oggi, quelli in ragione del lavoro e quelli in ragione della guerra, che significa poi la pace e la libertà, noi abbiamo l'obbligo di fare molto di più, anche in rispetto alla loro memoria, al loro sacrificio, al loro sangue, al loro dolore. Che cos'è che io dico per Letto Manopello? Perché io lo sento come una grande responsabilità, il consenso che mi avete dato, e non solo oggi, perché dal 1990 io ho ricevuto molto di più di quello che ho dato. L'ho ricordato anche l'altra volta, molte persone che non la pensavano come me mi hanno votato, ricordo i socialisti di allora,
i comunisti di allora, che votarono un giovane cattolico democratico, di sicuro aiutato da alcuni mondi, ma altri dissero: noi lo votiamo a prescindere dall'appartenenza. Io ho provato ad essere all'altezza delle sfide, ho provato anche a mantenere unito questo comune, a non spaccarlo, a non separarlo, a non alimentare quel rapporto di prepotenza che a volte la politica insedia. Mai mi sono occupato dei dettagli millimetrici della vita locale, sempre avendola a cuore, come anche la sorte di altri comuni. E voglio mantenere questo stile che me lo ha insegnato un po' mio padre e un po' altre persone sagge che ho conosciuto di questo paese. Ricorderei tanti saggi che ascoltavo all'angolo di questa piazza, sia quelli della mia parte politica, Ettore Di Biase per esempio, ma anche galantuomini tipo Umberto Nicolai, ma lo stesso Mancini, detto di soprannome Tritelle, ed altri che io mi onoravo di ascoltare nei loro dibattiti, nei loro confronti, Francesco Esposito, che purtroppo non ho potuto neanche salutare durante il giorno della sua dipartita e del raggiungimento della sua pace eterna. Bene, io ho provato, adesso ho gli strumenti per fare quello che il mio patrimonio di conoscenza mi suggerisce che deve essere necessario fare, ma quello che anche i miei colleghi di Parlamento regionale mi diranno, i colleghi della Giunta regionale mi diranno, i sindaci, gli imprenditori, i sacerdoti, le persone del volontariato, i giovani, i disoccupati, i cassi integrati, anche quelli che non la pensano come me mi diranno, e io li ascolterò. Vedete, cari amici, noi in questo paese abbiamo una serie di questioni da affrontare che sembrano piccole ma non lo sono. Al primo posto il dissesto idrogeologico. Io a volte mi alzo di mattina spaventato che possa accadere qui quello che è successo a Caramanico, e non me lo perdonerei. Io da mercoledì ho gli strumenti per essere utile, ma non solo, solo qui, ma non solo, solo qui. Ci sono 16 aree a rischio idrogeologiche in Abruzzo che possono esplodere per l'attacco che l'acqua che si perde muove alla terraferma. Letto Monopello è uno dei punti a rischio idrogeologico. Porterò qui Gabrielli, con il quale ho parlato giorni fa durante un incontro che ho avuto con l'amministratore delegato di Enel, che si chiama Starace. C'era anche un ragazzo sposato a Manoppello che è di Scapa, Dario Ru, quando ci siamo confrontati sul tema dell'approvvigionamento energetico abruzzese. Io ho detto a Starace che l'Abruzzo vale tanto come produzione di energia idroelettrica, vale 2,5 miliardi di euro. Enel lascia l'Abruzzo 13 milioni di euro. Non va bene. L'Abruzzo ha diritto ad avere di più, almeno 100 milioni di euro l'anno, con i quali deve finanziare un grande programma di risanamento dei fiumi. Starace mi ha detto: vabbè, ci vediamo, ragioniamo, noi attiveremo le procedure, faremo in modo, insomma, che si sappia che questa è una regione che sta in piedi, esigente ed ambiziosa. Noi dobbiamo fare sì che Gabrielli venga qui e che si faccia un giro nei comuni che non solo sono stati colpiti dal terremoto e che non fanno parte dell'area del cratere o dell'area omogenea, ma anche i comuni che hanno la guerra dal sottosuolo. L'Abruzzo non ha un piano regolatore del sottosuolo, per esempio, non ce l'ha nessuna regione italiana, ma noi lo faremo, perché l'Abruzzo è a rischio per la perdita delle acque, per l'abbondanza delle sue acque, per la perdita di acque che caratterizza tutto il sottosuolo. La seconda priorità che noi abbiamo, cari amici, è fare in modo che anche il fiume Lavino, un fiume che genera riserve, giacimenti di acqua solfurea, che nei secoli passati era più di un medicinale. Il Lavino deriva il suo nome dalla capacità straordinaria di risanamento che aveva quell'acqua. Giuseppe, Osvaldo, i sindaci del passato, noi dobbiamo recuperare le sorgenti di acqua solfurea anche all'interno del paese. Io non lo so che fine ha fatto quel punto di espressione di acqua solfurea che c'era a Santa Liberata, credo che si chiami ancora così, faccio un po' di confusione perché ho dovuto imparare a memoria in fretta i luoghi di Pescara, perché sennò mi coglievano in castagna. Adesso ogni tanto tra Campobasso, dove sono stato a lavorare, Pescara, Letto Monopello, ogni tanto scambio i cognomi. Ma quel punto di acqua sorgiva, di acqua solfurea sorgiva, la dobbiamo recuperare facendo l'impossibile, ma vale anche per l'acqua dei gamberi di Sant'Eufemio a Maiella,
dove dei sindaci eccessivamente amici del vedere tutto in ordine, tutto spianato, hanno messo le lastre di pietra sul ruscello che ospitava la vita dei gamberi a Sant'Eufemio a Maiella. Si è fatto nei decenni passati, ma non va bene, perché l'originalità di quei comuni passa attraverso il recupero di quei pezzi di forza, di quei pezzi di identità e di luce. Dobbiamo fare in modo, cari amici, che il pilone non sia il luogo conosciuto solo dai potenti e forzuti ragazzi muscolosi di Letto Manoppello. Io ho sempre avuto paura ad andare lì. Non lo so se è colpa di mia madre che mi vestiva come un soldatino e io ero terrorizzato allo sporcarmi. Non ci sono mai andato a farmi il bagno lì e oggi mi manca questo. Se potessi tornerei indietro, mi farei i bagni lì come l'hanno fatto tutti i ragazzi della mia età. E vorrei anche poter dire che non ho sentito l'odore del fiume Pescara come hanno potuto fare i pescaresi, sia quelli che sono amici miei, sia quelli che sono miei avversari, ma non l'ho sentito neanche qui al pilone, che è un elemento di appartenenza. Ma la sfida adesso non è di fare in modo che quello sia solo a disposizione dei forzuti sicurissimi e abilissimi, deve essere un elemento nelle disponibilità di chiunque ci voglia andare. Io a Pescara che dico? Il mare Adriatico è il più grande parco di cui dispone l'Abruzzo. Per tanto tempo il mare Adriatico d'inverno era solo su misura del coraggio di Eriberto, solo Eriberto ci andava d'inverno e a ottobre. Noi dobbiamo rendere possibile che il mare Adriatico sia il parco di chiunque in ogni momento dell'anno. Facendo cosa? Il ponte del cielo, che dalla nave di Cascella per 300 metri entra dentro il mare e a primavera uno può andare a passeggiare anche se ha 80 anni e ha una perdita di autonomia. Ma se vale a Pescara, deve valere anche nelle realtà minori d'Abruzzo, dove c'è un tratto di fiume da riabbracciare, da riconciliarci con il fiume. Vale per il Lavino, vale per il Tordino a Teramo. Quando ho scoperto che Teramo deriva il suo nome dalla confluenza di due fiumi, il Tordino e il Vezzola, e scoprire che non si è mai fatto un contratto di fiume per risanare i fiumi in Abruzzo, e in Umbria ne hanno fatti due di due generazioni. La responsabilità non è di un tipo di colore politico, è anche di quelli di prima, che non hanno mai ritenuto che le cose che non ci sono si possono fare, invece si sono convinti che quello che non si è fatto non si possa mai fare. L'ambizione dove è finita di questa regione? La voglia di raggiungere risultati che ci ha dimostrato le Marche. Le Marche hanno un'impresa ogni 10 abitanti, stanno a lavorare. Diego Della Valle sta a immaginare come inventarsi altro. E perché non ci deve essere qui? La signora che fa la pasta a Campofilone, che sono tipo i capellini all'uovo, ha costruito un impero miliardario lì, aiutata di sicuro, ma frutto di un battito sanguigno che le fa capire che si può fare anche ciò che non c'è. Allora, cari amici, a Letto Manoppello la sfida è: il pilone deve essere a misura di chiunque vuole passeggiare, la viabilità va preparata, quelle strutture di proprietà dell'Italcementi vanno acquisite con una convenzione, con un contratto al patrimonio comunale o di qualche altro livello superiore, che diventino strutture che forniscano comodità, servizi a chi vuole andare lì alla ricerca di senso, di significato. Perché se non creiamo questo, tutti i nostri paesi assomigliano. Aiutatemi a non dire male di nessuno, ma ci sono dei paesi che sono grigi in Abruzzo. Un paese grigio per un tanto periodo di tempo è stato San Giovanni Teatino, grigio. Adesso sta assumendo la forma di una città, con l'arrivo di una piazza, di una chiesa bellissima che l'arcivescovo sta facendo, ma per certo verso anche Brecciarola per certo verso non sembrava una città. Non sembrava un luogo comunitario, perché i luoghi comunitari hanno bisogno di segni identitari. Allora noi dobbiamo rendere identitario questo paese, ma anche i paesi limitrofi. Calamandrei è stato citato da Mario Nicolai. C'è una persona sulla quale Calamandrei si è formato studiando, Guido Calogero, filosofo studiato molto anche da Carlo Azeglio Ciampi, il quale diceva che il compito di questa vita sulla terra è fare in modo che ciascuno di noi, ma questo vale anche per i territori, esprima il meglio di sé, il meglio di sé di questa terra, ma anche delle altre terre, e recuperare ciò che vale e farlo conoscere, metterlo nella migliore condizione. Ma lo sapete voi come si guadagnava il reddito Letto Manoppello due secoli fa? Non è soltanto la pietra e non è soltanto la polvere da sparo,
per fortuna che c'è quella famiglia che ci si continua a dedicare, o soltanto l'asfalto. Lettore Roppello era un comune che produceva ghiaccio, le neviere. Ma secondo voi un comune che vuole avere il significato, il cognome, che vuole essere originale, che vuole essere visitato da chi viaggia su Google, da chi fa turismo digitale, recuperare una neviera, secondo voi è giusto o no? È bene o no? Ha senso o no? Certo che ha senso. Se non si fa questo, dicono i monaci benedettini, siamo costretti a dirci le parolacce, a litigare, a fare gli atti impuri. O si organizza una frontiera di lavoro nella quale tu hai il compito di raggiungere risultati in avanti progettualmente, altrimenti la politica diventa come quel quartiere di Pescara, non so se Vittoria lo ha mai visitato, è una porzione piccola dove credo abbia un piccolo appezzamento di terreno anche un cittadino di Letto Onopele che è andato a vivere a Pescara, che si chiama Vittorio, soprannome Mazzarelle, che purtroppo è stato richiamato dal Signore, ha un nome, quella zona tipo Shammadit, sia maledetto, non è il nostro Vittorio, è la zona che era chiamata così a Pescara, sta ai confini estremi di San Silvestro, è una porzione dove le persone litigano in continuazione, sono confliggenti su ogni storia più o meno inventata di confini. Quando nasce il conflitto, la guerra, la demonizzazione dell'altro? Quando non c'è altro da fare, quando non c'è una dimensione aggiuntiva di risultati. Noi dobbiamo porci degli obiettivi, dei risultati. Le neviere vanno ritrovate, riaperte, riscoperte, tenute in bella forma, vestite a festa e fatte conoscere. Ma anche la grotta delle Prai, ma che la possiamo tenere in quella condizione? Non c'entra nulla il sindaco, non c'entra nulla il sindaco, doveva fare di più la provincia, ma neanche questa provincia, le province lunghe, larghe, lente del passato, quelle lunghe province che noi abbiamo avuto quando le risorse c'erano. Mi ricordo, perché ho letto le carte, ci inventammo un fangodotto da 29 miliardi di lire, ma non era meglio organizzare risorse per fare in modo che si ritrovassero giacimenti di quel tipo? Per chi non è di Letto Onopello, per i pochi presenti che non sono di Letto Onopello, la grotta delle Praie è una grotta bellissima, lunghissima, con stalattiti e stalagmiti, fu uno dei primi termini complessi da bambino che ho imparato, capivo che l'uno veniva dall'alto e l'altro da sotto, straordinarie curiosità che testimoniano anche l'elasticità della mente dei bambini. Noi ce l'abbiamo lì come se fosse un orologio che non vediamo mai, quello va ripreso e recuperato. Vedreste poi voi quel ristorante, se è sempre pieno o sempre vuoto, e auguri a quel ristoratore che sta lassù della teleferica, auguri, nel senso gli voglio bene, ma c'è bisogno oltre al cibo dell'altro, e quell'altro c'è, alla condizione che però si scateni un circuito anche fatto di quella chiesa. Mi avvio rapidamente alla conclusione, ma lo sapete come è registrato nella storia Letto Onopello sul piano religioso? Nella storia Letto Onopello sul piano religioso era una comunità che si ritrovava in cammino attorno a San Michele Arcangelo. Bravo Dino Di Cecco, è stato l'unico a dedicarcisi su questo, non so se c'è, bravo Dino. Quella segnalazione va ripresa, quella processione va ricostituita. Bisogna organizzare che quell'elemento religioso, comunitario, identitario sia tra gli elementi collana della nostra vita collettiva, anche nel suo cammino peripatetico lungo, quello scendere e salire che fa l'originalità. Perché Roccamorice lo fa? Ma lo fanno tante altre realtà pure nel Teramano che allungano queste camminate dal grande significato religioso. Consentitemi, vi assicuro che rivoluzioneremo il trasporto pubblico. Mai più deve essere possibile che un cittadino di Letto Onopele venga trasportato come se fossimo dei pacchi di carne dalla mattina prestissimo fino a mattinata avanzata per raggiungere per esempio un lavoro o l'università. È incredibile quello che è successo qui. Io sono la prova vivente, per andare a Teramo mi alzavo alle 5:38, arrivavo a mezzogiorno. Credo che con dalle 5 a mezzogiorno, quante ore sono? 7 ore, se vai in America. Quella la risolviamo, non voglio dettagliare troppo, ma la risolviamo in fretta e in furia.
perché non è giusto quello che hanno combinato qui, nella genuina involontarietà, cioè non si è colto che cos'era, che cosa si stava determinando. E non significa preferire l'uno all'altro, che lo faccia chiunque, difenderemo anche chi sta operando, tra l'altro è uno delle nostre famiglie, va difeso a prescindere. Ma il patrimonio di comodità e di opportunità che noi abbiamo perso. Una volta un galantuomo di Avezzano, il sindaco di Avezzano storico, Spallone, venne a Letto Lopela a inaugurare il centro per anziani, per il quale sono stato anche abbondantemente penalizzato. Mi disse Spallone: il problema degli incendi non è che nascono questi fuochi che distruggono gli alberi, il problema è per gli anziani che prima vedevano quegli alberi, adesso quegli alberi vengono ripiantati, ma loro sono talmente avanti negli anni che non rivedranno quegli alberi grandi e belli come quelli che c'erano prima. Come glielo ridiamo noi il tempo a quelli che 30 anni fa hanno fatto 7 ore per andare a Teramo? Quelli hanno perso quote di vita, è un bene indisponibile il tempo nella vita. Per spostarsi da un dove a un dove non ci può volere tutto questo tempo col mezzo pubblico. Tu costringi la gente ad andare con le macchine e la macchina significa pericolo, tensione, costi, significa un affitto permanente riguardante anche poi la vita di quella macchina, significa fare il contrario di ciò che deve fare la politica, rendendo più amichevole l'utilizzo degli strumenti per spostarsi. Dobbiamo fare in modo che la viabilità per Passo Lanciano passi all'ANAS. Non pensate che io lo faccio per interessi poiché lavoro all'ANAS. È partita un'iniziativa, il sindaco, il consigliere provinciale, il bravo Andrea, ma lo stesso presidente della provincia si è speso molto per determinare la compiutezza cartacea, il dirigente dei lavori pubblici che se non sbaglio si chiama D'Incecco, tutti hanno detto di sì perché l'idea era giusta. Adesso è successo che non solo noi abbiamo chiesto che questa strada passi all'ANAS, tanti altri comuni davanti a viabilità provinciali così mal ridotte stanno chiedendo che il livello superiore se ne faccia carico. Io questo lo devo fare, lo farò anche in altre realtà, determinando soprattutto un sistema circolare che si capisca, ma non ha senso che da Scafa per andare a Passo Lanciano si abbia questa interruzione di sicurezza nella circolazione. La Carta Costituzionale garantisce il diritto alla circolazione in sicurezza, e qua ci vuole un trattore per viaggiare. E non è riferito al fatto che ci passano i camion, la viabilità è concepita per chiunque. C'ha un problema proprio di orografia, di specialità del suolo, di rivoluzionamento del suolo, e soltanto un'agenzia che investe risorse adeguate può farsi carico anche della manutenzione. Dobbiamo fare in modo, cari amici, che le 10 giornate in pietra, intuite dai benefattori che l'hanno pensata, adesso elevi l'ambizione. Davvero grazie. Un giudice molto importante di Milano, Giulio Saverio Borrelli, disse: resisteremo, resisteremo, resisteremo. Io dico grazie, grazie, grazie a chi ha inventato questa iniziativa, credo che ci sia anche Enrico Di Paolo, i ragazzi del volontariato, i sindaci passati, gli assessori, tutti coloro i quali si sono dedicati ad intuire le 10 giornate in pietra. L'abbellimento di arredamento che vedete è frutto di quella intuizione. Però dobbiamo adesso recuperare le ali dell'ambizione di questa iniziativa. Primo, faremo un accordo con la Scuola delle Pietre Dure di Firenze per fare in modo che ci sia anche una conduzione elevatissima, anche degli spazi di proprietà della provincia, che spero passino adesso al comune di Via Pietrara, dove c'è la sede della fondazione. Noi dobbiamo avere un contenuto davanti a chi ci pone la domanda: perché devo venire a Letto Monopello? Un contenuto. Noi gli dobbiamo dire che abbiamo il Volto Santo, che abbiamo il Lavino, che abbiamo il Mulino nelle prossimità di Scafa, che c'è un museo di archeologia industriale recuperabile negli spazi del comune di Scafa, che c'è la stazione a due passi, che c'è una realtà di straordinaria prossimità a tutti i luoghi carichi di significato che è Scafa, ma che è anche Caramanico, vicinissima a Scafa. Insomma, noi dobbiamo cucire questi luoghi carichi di significato, e noi le 10 giornate in pietra le dobbiamo realizzare come se fossero
la Spoleto dei due mondi, si chiamava così quell'evento straordinario che si fa a Spoleto, quelle altre grandi tradizioni che si tengono al nord dell'Italia. E poi consentitemi, le nostre fontane. Ma insomma, può essere che io, quando ero piccolo, mia nonna mi diceva e indicava le persone che conosceva in relazione al domicilio, all'abitazione, rispetto alle fontane, perché le fontane avevano un protagonismo, un ruolo, si formavano le opinioni delle donne davanti alle fontane. Le fontane dilettano per l'importante. Che fine hanno fatto? Fonte Gauderio, Fonte Marte, la fontana che sta a nord lì, che credo si chiami ancora Fonte del Papa, questa fontana qui e tutte le altre fontane, la fontana quella dei malati là che sta sotto alla zona di Chiuse, quelle fontane devono rappresentare un itinerario interno alla città, al comune, devono essere belle, ripulite, ritrovate e ritrovate utilizzando la pietra e facendo in modo che dalla pietra esca l'acqua come usciva un secolo fa. Questa è la fatica di chi vuole amministrare. Non è che chi vuole amministrare dice: mo ti faccio vedere io, a quello gli faccio un sacco di guai. Che è successo anche questo, non qui grazie a Dio, non è mai successo. Ma altrove è successo questo, mo ci vado io e ti faccio vedere che combino. Mi avvio davvero alla conclusione, cari amici. Io mi aspetto che l'Etnopelo continui ad essere una scuola di civiltà. L'esempio sono io, mi hanno votato quelli che non la pensavano come me. Se un giorno si delinea una risorsa, uomo o donna che sia, che ha voglia di fare, di battersi, che ha coraggio, che ha intelligenza, intelligenza lo tolgo, che ha passione civile e che ha voglia di occuparsi delle questioni degli altri, questo comune, questa collettività lo deve sostenere, come ha fatto con me, come ha fatto anche in passato con altri sindaci locali. Dionisio è stato apprezzato da tutti, ma anche prima De Rentis, e mi hanno raccontato anche prima questa storia che una comunità si raccoglie ed incoraggia chi più ha voglia di fare, chi più dona il tempo. Caro Mario Nicolai, c'era un grande intellettuale di nome Max Weber che diceva che la professionalità in politica non è quella che immagina chi si autodice buon gustaio. Nel cibo ognuno dice che è buon gustaio, assegnando a sé la capacità di capire il cibo. In politica chi ha professionalità non è che si autodefinisce bravo. In politica la qualità si misura con la quantità di tempo che uno dona alla vicenda politica. Qual è il problema di molti oggi? Che non donano tempo. Io mi inchino davanti a Giovanni Lignini. Quello non era candidato alle regionali, si è rotto la schiena con me, sembravamo due moschettieri in giro per l'Abruzzo, ognuno degli altri rispettava la sagoma del suo spazio, ha lo strumento, ha il ruolo ed era giusto che nella correttezza lo facesse lui. Ma in politica ci vuole la donazione del tempo, non esiste che uno dica domani c'è il compleanno del mio stranipote o c'è la comunione del cugino di mia nipote che è tornato non so da dove. La regola prevalente è che c'è la questione da affrontare. Io comincio ad avere quasi la preoccupazione la mattina quando mi sveglio che dovrò affrontare il tema dei debiti dell'ARPA, che non c'entrano con la classe dirigente politica, c'è un meccanismo da risanare di sistema delle grandi aziende in crisi, e lo dico anche al sindaco di Scafa, dobbiamo affrontare insieme cosa fare di Italcementi, cosa fare di Sama, che io vedo più a portata di mano di risanamento per il valore di quella mattonella d'asfalto che dovunque la troviamo in Italia è stata fatta qui. Se andate a Bergamo la trovate, a Roma la trovate, il professore Paolo Desideri, che è uno dei più grandi progettisti, non so se Tommaso Di Biase e Enrico Di Paolo mi lasciano dire progettista Desideri, comunque concepisce lo spazio pubblico, è innamorato della soluzione della mattonella d'asfalto perché il colore esalta tutto ciò che si introduce dopo il colore del suolo, quindi vale la mattonella d'asfalto, perché non si produce più? Qual è l'inganno che non si capisce per cui non si produce più? E lì ci dobbiamo mettere becco, dobbiamo chiedere alla proprietà, chiedere a chi sa, farci aiutare da quelli che stanno anche i sindacati, i sindaci locali. Noi non dobbiamo rinunciare ad avere la vita di quella struttura, anche magari immaginando un nuovo ciclo sostenibile di quel prodotto, e vediamo cosa fare degli Italcementi, di
dicendovi che per me è una priorità salvare quell'insediamento. Troviamo la maniera di capire come possa fornire ancora vita e sviluppo. Io l'altro giorno ho partecipato ad una riunione al tavolo di crisi al Ministero dell'Industria con Legnini che lo presiedeva, un'azienda nel settore farmaceutico e sanitario di Casonosa Sannita che sta chiudendo. Noi davanti a queste ipotesi e quasi certezze di chiusura non dobbiamo essere dei notai, dobbiamo rilanciare con pacchetti di convenienza. Io gli ho detto una cosa: scegliti le condizioni per rimanere. Risorse economiche le abbiamo, facilitazioni amministrative le abbiamo, vicinanza del porto te lo assicuriamo, viabilità da migliorare lo facciamo. Dimmi tu, i tedeschi sono rimasti in silenzio. E vabbè, dobbiamo riapprofondire e vogliamo dirvi come. Non vedo l'ora che esca fuori un progetto di rilancio, ma su Scafa dobbiamo fare qualcosa in più e poi farci carico di un piano di attrazione di investimenti. Allora a Letto Manopello dico, e concludo davvero, andate d'accordo, mettetevi insieme, collaborate, vivete il Consiglio Comunale come un Parlamento locale, sapendo che mai dobbiamo fare la fine di Castel del Monte. Un secolo fa era una città, poi è diventato un comune che vive 2 mesi l'anno, perché a livello locale si sono combattuti, tant'è che poi nessuno più ha voluto candidarsi. Il problema lì è che non c'è più nessun liberatore che viene da quella piazza, e questo accade quando l'odio prende il posto del progetto. I partiti ci devono essere, anche le idee differenti ci devono essere, ma bisogna capire qual è il cammino di una comunità e bisogna stimare, studiare, ascoltare, far parlare le persone che hanno anche qualche anno in più, avere scaffali mentali anche per decodificare la rete. Mi hanno detto che c'è un gruppetto di ragazzi che ha studiato e grazie a Dio ha studiato. Occhio però alla rete. La rete va bene, le informazioni vanno bene che si assumono dalla rete, ma ci vogliono gli scaffali mentali. Lo scaffale mentale deriva dalla saggezza, dalla maturità, dall'approfondimento, dalla concentrazione, dalla serenità, dall'ascolto anche degli altri, e poi le informazioni possono essere assunte. Altrimenti davvero noi pensiamo che uccidere l'altro sia la soluzione. Allora con queste parole io vi dico grazie, dicendovi che essendo una grande responsabilità, dicendo che quei defunti, quelli per lavoro e quelli per la guerra, i tanti che mi hanno votato, le tante famiglie che mi hanno consegnato anche la speranza di un miglioramento della loro vita individuale, per me sono tanti impegni nell'agenda. Io mi romperò la schiena, ho dei contestatori dentro casa che sono i miei figli, che non avrebbero gradito questa mia candidatura. All'inizio era d'accordo il mio figlio piccolo, adesso che non mi vede più mi dice che in un qualche modo ci ha perso da questa vicenda. Però prima di tutto è la chiave pubblica e della pubblica responsabilità. Questo è il mio modo per dirvi grazie. Buona serata e una grande stretta di mano a tutti. A presto. Un attimo, già un attimo. Stiamo festeggiando, per cui abbiamo preparato un piccolo pensiero per te. Ovviamente a nessun festeggiamento. Purché sia sotto il valore che Palazzo Chigi stabilisce come dono accettabile, non deve superare un valore che è stato stabilito con circolare, se no ricominciamo con le storie. Si mangia. Allora facciamo il primo pezzo verde, dai, così, così. A posto. Grazie ancora, ma qui c'è una forma di vizio che si stabilisce. Grazie. Grazie a tutti, buona serata. Voglio dire un'ultima cosa ai miei concittadini. Voi sapete che io ho una certa devozione nei confronti di alcune presenze protettive. Ci credo molto
ma ancora di più da qualche anno a questa parte. Consentitemi di parlare così. Io voglio organizzare quest'estate degli autobus che naturalmente onorerò sul piano dei costi, sul piano individuale, perché grazie anche alla vostra fiducia io ho potuto realizzare delle attività lavorative che mi hanno permesso anche una certa condizione di serenità su questo piano, e mi fa molto piacere. Ci sarà una persona che organizzerà data, luogo, che vi farà presente anche dove, sono comunque luoghi con finalità religiosa, con autobus fino ad esaurimento dell'ultimo cittadino che vuole venire, dell'ultimo nel senso di ordine di prenotazione. Sceglieremo o Santa Rita o San Giovanni Rotondo oppure Pietralcina. È una forma mia di ringraziamento che voglio fare con i cittadini del mio paese. Concorderemo il giorno quest'estate, buona serata, sappiatelo. Potete anche rivolgervi ai vostri stand, Porchetta, adesso si festeggia, Porchetta e Pizza Fritta, grazie alla Prologo e all'Associazione dei Pensionati per l'aiuto che ci hanno dato.